Siamo all'angolo del nostro consueto approfondimento. Come saprete, questa settimana, purtroppo devo dire, Nesta ha deciso di dire no alla nazionale e Lippi si è dovuto trovare un sostituto per su chi affiancare Cannavaro. La soluzione è arrivata proprio ieri ed era la più ovvia. Lippi, per affiancare Cannavaro ai mondiali, ha optato per una badante. Noi stasera abbiamo la badante di Cannavaro ai mondiali, la signora Svetlana Lippik. Buonasera. Buonasera. Abbiamo la traduzione simultanea perché la signorina Svetlana è in Italia soltanto da una settimana, quindi non conosce. Lei è proprio badante? Dai, apriamo. Certo che sono badante. Ne ho conosciute fisicamente di diverse di badanti, comunque io mi fido che lei sia badante. Ecco, quindi lei seguirà Cannavaro per tutto il periodo dei mondiali, se ho ben capito. Sì, anche durante le partite. Sto proprio di fianco a lui in campo. Come in campo? Cioè lei sta in campo con Cannavaro, ma come? In che senso in campo, scusa? Я играю прямо с ним, то есть не играю, я нахожусь всегда рядышком с ним. Sono gli altri che se ne approfittano tutti perché il fatto perché è anziano, sono gli sciacalli. Gli fanno le solite truffe che si fanno i vecchietti. In campo, quindi lei, cioè anche in campo fanno queste cose a Cannavaro. Конечно, потому что они как Non ha idea, guardi, gli attaccanti gli si avvicinano dicendogli di essere funzionari dell'Inps e lo convincono a dar loro dei soldi. Oppure lo scippano e gli portano via la catenina. Ma poverino, ma ragazzi, quindi ha veramente bisogno di una badante. Durante i calci d'angolo ci sono gli attaccanti che lo convincono a fare le gite, quelle gite che poi ti vendono le pentole. Addirittura, ma veramente? Sì, poverino, a casa ormai è pieno di pentole. Beh, guardi, non è giusto che la gente si approfitti così di Cannavaro solo perché è un po' anziano, a me non sembra giusto. Sì, anche la federazione non è che lo aiuti tanto. Ora hanno fatto la nuova divisa della nazionale, no? L'ho vista, sì. Sì, solo che i nuovi pantaloncini sono a vita alta, arrivano fin qua. E se tu hai sotto il pannolone normale, come tiri sul pantaloncino, il pannolone stringe sul cavallo e sono dolori. Certo, sono dolori, immagino, poverino Cannavaro. Ma sui calci d'angolo come pensa di aiutarlo? Gli ho dovuto fare un pannolone a vita alta. Ah, ho capito, va bene. Senti, scusi, ma per in campo, cioè, cosa può fare lui? C'è il problema anche delle scarpe che non andavano bene, perché da vecchi piedi ti si gonfiano che sembrano due salsicce. Quelle non andavano proprio bene, così io ho dovuto comprare gli zoccoli del dottor Schulz. Gioca con quelli. Ma con gli zoccoli Cannavaro non può correre in campo, scusi, io mi metto dalla parte di un tifoso della nazionale, non può correre. Perché invece con le scarpe normali? Ma il problema principale ci sarà in caso di vittoria, perché essendo il capitano dovrebbe tenere la coppa in mano e sollevarla. Ma lui non ce la fa più, Porello. Ah, quindi, certo. E nel caso che l'Italia dovesse vincere i mondiali, come facciamo, scusa? La sollevo io. Bene, molto bene. Ringraziamo Svetlana Lippik. Sky Sport 24, Gene. Come Sky Sport 24? Chiedono la linea? Sì, Gene, pronti. Allora chiediamo, diamo la linea Sky Sport 24.